ballerina, vedi? Ci stiamo subito abituando all'estate. Allora, intanto posso fare il faccione subito? Sei pronto per l'estate? Sì, sì, guarda, mi sono preparato, mi intradito. Pure io! Allora, i nostri colleghi del mondo YouTube si preparano in vista dell'estate per non lasciare buchi. Ad esempio, Teo che sarà qui, sarà qui più o meno, giustamente si è preparato per non lasciare buchi. A noi non ce ne frega un cazzo. Quindi noi ce ne andiamo in vacanza, ce ne sbattiamo dei video e per un mese non ci vedete. Per la gioia dei vostri occhi e per la gioia delle vostre orecchie. Tant'è infatti che non ho le ferie e devo lavorare. Sì, purtroppo non arrivo. E non arrivo. Io il mese di agosto lavoro 28 giorni su 30, e quindi purtroppo. Sai com'è? Detto ciò, stiamo scherzando ovviamente, era un modo simpatico per scherzare un po' su una cosa. Teo infatti ci ha appoggiato, sì, alla grande, però vi diciamo che effettivamente noi il mese di agosto, sì, ci fermeremo con i video. Perché però? C'è un buon motivo. Non è vero che ce ne andiamo in vacanza. Uno, perché non abbiamo le ferie, due, perché non abbiamo i soldi per farci le vacanze. E stiamo cercando di farli qui su YouTube, ma non ci stiamo riuscendo. Non ci si caga nessuno. Ciao mamma. E comunque, ciao mamma di Gianluca. Ciao. Ciao fratello di Bregocca. Ciao a tutti. E sono perso il filo. Che parenti che ci seguono fino. Invece di cercare di coprire queste 4 settimane, preferiamo sospendere il tutto per dedicarci a dei nuovi progetti che da settembre, yes, saranno, diciamo, sul canale. Quindi, che cosa vi diciamo? Che ci fermiamo, sì, con i video, quindi in uscita ogni settimana sul canale, sì, per ritornare molto più carichi e con una grandissima novità, sì, a settembre, quindi dalla prima settimana di settembre. Quindi spieghiamo cosa vi attenderà nella nuova stagione. Io parto con le briciole, perché secondo me sono le briciole, almeno il tempo che ci stiamo dedicando noi, probabilmente sono progetti sotto, che sono, yeah, leggermente sotto. Parliamo di giochi da tavolo, cercheremo di portarli più unboxing possibili, cercando di rimanere sul pezzo, esatto, cercheremo di portare avanti entro... Chiamato come vi pare, esatto, ogni volta ci avrà un nome diverso, perché probabilmente siamo stati, perché ci sono tanti giochi di cui siamo rimasti contenti del fatto che è andato, è un video che è andato. Abbiamo intenzione di fare tanti gameplay, abbiamo anche la voglia di portarvi, oltre a portare avanti format come sarà banda, yes, di portarvi nuove idee. Boh, qui non vi voglio spoilerare, ci sono due progettini, ma là ve lo facciamo sapere a ottobre probabilmente. Invece ti lascio col progetto più importante. Ed è qui che purtroppo ci porta qualcuno. Allora, qualcuno dirà: vabbè, bravi! Guarda, non ho i popcorn, torno a bere. Bravi! Vi siete inventati una cosa. Bravi! Io! Non l'ho inventata! No, non l'abbiamo inventata noi. Però c'è un però. Noi, oltre ad essere giocatore di videogiochi, giochi da tavolo, siamo anche giocatori di ruolo. E si vede. Esatto, si vede. Purtroppo si vede. Giocatori di ruolo significa divertirsi quando si è al tavolo e affrontare una storia con molta leggerezza. Io credo che sia proprio la descrizione delle nostre avventure. E allora, abbiamo pensato, visto che Luxastra, un nome a caso. È stupendo! Se non lo conoscete vi lascio dire. Esatto, è stupendo, va alla grande, è un bellissimo format ed è stata una grande serie che comunque abbiamo seguito e che c'è. Sì. Non vedo l'ora, ho uscito questi giorni, esatto, trailer della terza stagione. Esatto. Abbiamo detto allora, proviamoci anche noi. Sì, sicuramente, come ha detto lui, con leggerezza. Loro sono, sì, un gruppo molto più preparato, molto più introspettivo. Sì, sono molto più difficili da scrutare all'interno, bravo, diciamo così. Noi saremo molto più spontanei, come la nostra caratteristica, d'altronde la principale. Noi cazzeggiamo, yes, ma vivremo comunque un'avventura fatta di intrighi, di cose nascoste e di scoperte, con delle evoluzioni di alcuni personaggi abbastanza importanti. Quindi
avete capito tutti, vi porteremo un'avventura di D&D edizione 5.0, perché esatto, vogliamo comunque rimanere con l'attualità. Stiamo lavorando, ci stiamo lavorando, e vi assicuriamo che è un impegno importante, sì, sia la fase di registrazione, tutta la fase dell'editing, più mettiamoci anche il caldo, perché sì, mettiamoci anche il caldo. Sì, 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 sì. E ci stiamo lavorando, stiamo cercando di fare un bel prodotto, una bella storia. Quello che abbiamo stiamo dando il massimo, ve lo diciamo proprio con cuore. E speriamo che vi possa interessare e quindi andare a scoprire e diventare quindi una serie seguita, sì, non dico come Lux Astra, ma comunque esatto, un minimo di seguito. Per chiudere, in soldoni, cerchiamo di garantirvi da settembre un video per la domenica dedicato a tutto quello che non è il gioco di ruolo, esatto, e un video infrasettimanale dedicato al gioco di ruolo. Esatto. Probabilmente l'80% delle puntate sarà la storia principale, sì, di questa. No, perché stavo per dire il nome, ma non voglio spoilerarvelo. E quel 20% proveremo a fare uscite di giochi di ruolo, proveremo a fare anche in retroscena, anche dei video dove vi spieghiamo delle, esatto, parti nascoste, se qualcuno che ci segue, esatto, dice sì, ma perché è così, esatto, e perché quello fa quella scelta. Detto questo, vi salutiamo, sì, seguiteci sui social, perché probabilmente agosto comunque a bocca asciutta non vi lasciamo, vi vorremmo lasciare anche qualche spoiler, esatto, qualche strada trailer, facendo, qualcosa, E niente, vi auguriamo delle buone vacanze. Mi raccomando, riposatevi e passate le vacanze con cognizione. Non dimenticatevi del passato. Esatto. E per il resto, come al solito, iscrivetevi al nostro canale se non siete iscritti. Attivate le campanelle, perché poi quando iniziamo, se vi siete iscritti e non c'è la campanella, esatto, non vi ricordate, no? Commentate, vi ho detto, se avete qualche domanda, esatto, qualsiasi cosa, sono pronto a rispondere. Siamo sempre pronti a rispondere. E il like! Ci ho scordato questo giro, scusate. Mettiamo il like e ci vediamo a settembre. A settembre. Buona, ciao, ciao. Can we get if we sell a little bit higher?